piena operatività per la consulta territoriale della Camera di Commercio. Composta dai rappresentanti del mondo dell'impresa, ha approfondito i progetti di integrazione porto-città. Lo strumento della consulta ci sembrava il più idoneo come Camera di Commercio per convocare tutte le associazioni ed avere contezza di quelle che erano il piano di investimenti. Mi è piaciuto molto la sottolineatura del Presidente Sommariva per l'unione che deve ritrovarsi tra città e il proprio mare e tra gli attori di questa trasformazione. Dal tessuto imprenditoriale parere positivo sul processo di sviluppo e sostenibilità del porto che punta ad una progressiva osmosi con la città complice la transizione ecologica. Verranno mobilitati circa 300 milioni di investimenti fra investimenti pubblici e privati. Questi investimenti prevedono da un lato un'espansione dell'infrastruttura dedicata ai container, ma anche l'espansione dell'infrastruttura dedicata alle crociere. Il tutto all'interno di una scelta non più rinviabile di sostenibilità ambientale. Su questo abbiamo molti progetti importanti che vanno sotto l'etichetta di Green Ports. Ribadita inoltre l'importanza del confronto. Questa idea che stiamo sostenendo e portando avanti, cioè quella dell'integrazione fra il porto e la città, si deve basare su un confronto, su un dialogo e anche sull'ascolto, in particolare delle categorie produttive, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali e anche delle stesse associazioni ambientaliste. Inizia intanto il conto alla rovescia per il riutilizzo di Calata Paita. Da gennaio avremo la restituzione alle funzioni urbane dei primi 5.000 metri quadrati nell'attesa del settembre 2023 quando saranno restituiti gli altri circa 45.000 metri quadrati. Chiaramente sulla Calata Paita ci sarà anche la stazione croceristica che occuperà un terzo circa dello spazio e due terzi invece ci sarà un progetto dopo un bando internazionale per restituirla completamente alle funzioni urbane. Fondamentale nei processi di cambiamento l'intervento della prefettura. C'è un attento monitoraggio dei passaggi societari, ci sono appunto occhi puntati sul porto e su tutto quello che avviene in generale nel tessuto economico spezzino che si sta preparando ovviamente a ricevere questa iniezione di denaro e di fiducia anche col PNR. La consulta tornerà a riunirsi a breve su altri temi di attualità per lo sviluppo della Spezia.